Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Sport 91 Live dopo un grande mese vissuto in seguito in compagnia degli italiani per Euro 2020. La stagione di questo mese si è conclusa nel modo migliore possibile con il trionfo dei ragazzi di Roberto Mancini che hanno riportato la Coppa Europea a casa dopo l'unico altro trionfo dell'Italia negli europei giocati in casa lo scorso 1968. Grandissime soddisfazioni, c'è tempo per tutte le analisi del caso, c'è ancora voglia di festeggiare, voglia di esultare per un traguardo storico, e ne parleremo come tutti i martedì in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, ben ritrovato. Grandissima soddisfazione, allora, dicevamo, un mese vissuto in maniera intensa, spassionata, con milioni di italiani che si sono ritrovati insieme in uno dei momenti più difficili della nostra storia. È arrivata una grande soddisfazione, è arrivato un grande trionfo, alla fine si può dire anche meritato. Sì, molto meritato per quanto visto, veramente un percorso impeccabile in questo europeo, un gruppo favoloso, e l'ha dimostrato anche nel giorno della vittoria, ma anche in questi giorni di celebrazioni, di ricordi, di ringraziamenti che sono stati veramente tantissimi. Un gruppo di amici ma anche di ragazzi talentuosi, lo abbiamo spesso ripetuto, non ci sono prime donne in questa nazionale, ma ragazzi che si sono voluti subito riscattare da anni non brillanti della nazionale. E subito hanno voltato pagina per ridisegnare altre pagine, ma bellissime, di questa storia epica, perché non era facile. L'Italia non partiva da favorita, anzi, a questo europeo c'erano nazionali meglio attrezzate, nazionali con dei fuoriclasse che volevano appunto conquistare l'ambito trofeo. Invece c'è riuscita l'Italia con grande organizzazione, con grande cuore, che è servito a superare i momenti più difficili. L'abbiamo visto anche nella finalissima, ovviamente, contro l'Inghilterra, con la gara praticamente iniziata già in salita, avendo incassato subito a freddo il gol. Eppure si sono sempre rimboccati le maniche, non hanno mai mostrato segni di cedimento, anzi, importantissima anche la panchina lunga del CT Mancini, che l'ha saputa veramente utilizzare al meglio. Non dico altro, perché così analizziamo pian piano tutti i temi. Sicuramente grande, grande attenzione del tecnico italiano, riuscito a mettere insieme una squadra compatta, una squadra fatta di grandi amici prima di tutto, una squadra coesa che ha portato, come diceva giustamente Alessia, a casa un risultato contro squadre sicuramente più blasonate, anche l'Inghilterra, insomma, in finale con tutto il pubblico dalla propria. È arrivato un risultato incredibile, però sì, quello che mi ha colpito molto è stata la reazione. Giocare in uno stadio straordinario come Wembley, dopo soltanto due minuti, una disattenzione difensiva, il gol dell'Inghilterra che poi ha giocato la sua partita, e grande reazione degli uomini di Mancini che, grazie al gol di Bonucci, hanno trovato il pareggio per poi continuare comunque una prestazione di grande sostanza, di grande quantità, una grandi celebrazioni. Poi le abbiamo visti anche un po' in tutto il territorio nazionale, una vittoria che sembra proprio una rivincita del paese. Sì, anche perché gli inglesi erano convinti di vincerla questa finale, ancor prima di giocarla, persone che si sono tatuate già la coppa, come l'aviazione inglese, questo It's Coming Home che riecheggiava per le strade non solo di Londra ma veramente di tutta l'Inghilterra. Erano convintissimi, poiché la squadra sicuramente da battere, ha la fortuna di giocare in casa, praticamente 58.000 tifosi presenti e 6.500 italiani, tra ovviamente persone del luogo e quei pochissimi biglietti venduti a chi ha potuto affrontare il viaggio. Quindi veramente è stata un'impresa colossale, anche perché subire un gol, come hai detto giustamente tu, dopo due minuti e la bolgia di Wembley, sembrava veramente una gara che potesse finire male da un momento all'altro, magari anche con un'imbarcata di gol. Invece ancora una volta una difesa impeccabile, con Bonucci che si è vestito ancora una volta da goleador, ma soprattutto un grandissimo stratosferico Gigio Donnarumma, che è stato protagonista poi
poi ai calci di rigore, ma veramente non ti so cercare, non ti so trovare il pelo dell'uovo di questa nazionale, perché secondo me veramente non c'è, andato tutto nel verso giusto, come hai detto tu, una squadra di amici che si è divertita poi per quanto possibile, l'abbiamo vista anche con i vari backstage, con i vari video, gli scherzi di Insigne ai compagni, i cori, tutti i riti scaramantici, ma anche lo staff tecnico, bellissimo l'abbraccio finale tra Mancini e Viali, le lacrime che sono state un po' l'emblema non solo di quel momento, non solo di una vittoria, ma in realtà anche della vita, che ti mette davanti degli ostacoli insormontabili spesso da affrontare, ma con la caparbietà e con tanta forza poi ti permette anche di superarli. Che è fondamentale alla fine, diciamo, riuscire essenzialmente a ottenere questi importanti traguardi, diceva giustamente Alessia, una nazionale che ha vinto. Sarebbe anche sciocco magari focalizzarsi sugli aspetti negativi di un gruppo composto da tanti calciatori, da tanti ragazzi soprattutto, alcuni alla prima vera esperienza europea e sono riusciti a portare a casa un grande trofeo. Grande delusione invece per l'Inghilterra, sul banco degli imputati finisce l'allenatore Southgate per quei cambi che dovevano dare la giusta risposta ai calci di rigore, invece sia Rashford che Sancho sono stati ipnotizzati, Sancho da Donnarumma, Rashford ha preso il palo e soprattutto l'ultimo calcio di rigore del giovanissimo Saka, che è stato purtroppo, ai lui e ai noi perché è un problema sociale, vittima di insulti razzisti, però una strategia dell'allenatore che non è piaciuta proprio a nessuno. Sì, infatti molto strana, si pensava effettivamente potesse dare una marcia in più per quanto riguarda i calci di rigore, anche se sappiamo bene è una lotteria, molto fa anche la freddezza psicologica, il momento ovviamente dei vari calciatori, tant'è vero che ha sbagliato tra virgolette il rigore anche uno specialista come Jorginho, che aveva fatto benissimo poi contro la Spagna, proprio molto molto freddo solitamente anche in queste occasioni, e che invece si è fatto vincere evidentemente un attimo dalle emozioni. Ma nonostante ciò, ripeto, penso che non si possa dire niente a quest'Inghilterra, una squadra molto molto forte che ha giocato secondo me un ottimo primo tempo, sì. A dispetto comunque dell'Italia, che ha dovuto prendere le misure anche sulla lunga distanza degli avversari, è stato bravo poi Mancini, a differenza appunto di Southgate, di cambiare il volto della gara anche con i cambi e gli innesti, visto che qualcosa non andava sulla corsia sinistra e soprattutto a centrocampo, e subito ha cambiato completamente volto sia alla mediana che all'attacco, e anche in questo caso è stato molto molto coraggioso, perché non è facile ovviamente cambiare così tanto in una finale dell'Europeo, ma grandissima fiducia da parte di Mancini veramente a tutta la rosa e a tutta la squadra, quindi in questo ha trovato una carta vincente poi alla lunga, anche perché si è giocato tanto in condizioni anche di gran caldo, molto spesso per i supplementari fino ai rigori, quindi doveva gestire per forza al meglio ogni energia fisica e mentale, però ripeto, l'Inghilterra non ne esce ridimensionata, anche se perdere una finale a casa propria, una finale che si pensava già aver conquistato, è sicuramente uno smacco, come ha detto Harry Kane, si farà fatica comunque a dimenticare quella notte, ma bisognerà rimboccarsi le maniche, leccarsi le ferite e ricominciare subito. Una serata difficile, vado a memoria, può essere quella lì che hanno vissuto molti italiani a Rotterdam, certo, nel 2000 con il gol di Trezeguet, dalle delusioni naturalmente bisogna crescere, gli italiani ne hanno vissuta una, l'ultima nel 2017 con l'eliminazione contro la Svezia, era un contesto diverso, però insomma una situazione difficile. Non è piaciuto invece anche un altro atteggiamento degli inglesi, un tema che non è la prima volta che si vede, si è visto ad esempio al Manchester City quando è arrivato secondo in finale di Champions League, nemmeno il tempo di ricevere la medaglia già di toglierla, anche qui molti hanno detto è una reazione comunque comprensibile, perché insomma hai tanta delusione lì per lì. Ci sono stati altri calciatori, ad esempio Jordan Henderson, che l'hanno tenuta per poi toglierla negli spogliatoi, anche qui insomma più di qualche polemica c'è stata. Ma anche perché bisogna sempre arrivare a giocarsela una finale, sempre un traguardo molto ambizioso, ripeto, sicuramente vincerà la delusione per gli inglesi, perché in uno stadio gremito, in condizioni ottimali, forse aveva anche un attimo sottovalutato la forza dell'Italia e soprattutto del gruppo Italia. Gesto bruttissimo, gesto che solitamente, è vero, siamo abituati a vederlo molto spesso nelle finali, purtroppo soprattutto in ambito europeo, ma
lo stigmatizzo, non bisognerebbe assolutamente farlo, ognuno ovviamente fa quel che vuole con la medaglia, però davanti ai riflettori è stato brutto anche non terminare la premiazione, tantissime cose che sono accadute, per non parlare anche della caccia all'italiano alla fine della partita, quindi veramente un brutto clima, ma che si era vista, lo ripeto, anche prima della partita, perché evidentemente a Londra non conoscono Scaramanzia, e comunque è brutto approcciarsi a una finale, a una gara da disputare già con la convinzione di aver vinto e con i vari sberleffi a una nazionale che poi è blasonata come quella italiana, quindi sul fair play evidentemente c'è ancora qualcosa su cui lavorare per gli inglesi. Certamente, però il futuro è roseo, una squadra comunque giovanissima, fatta da alcuni giocatori più esperti come indubbiamente Harry Kane, Jordan Henderson, ma giocatori di grandissimo prestigio, giocatori giovanissimi che sicuramente saranno protagonisti nei mondiali di Qatar del 2022, visto che praticamente manca poco più di un anno, a questo punto viene da chiedersi che cosa succederà a questa Italia nei mondiali di Qatar. La base per fare molto molto bene c'è, sarà complicato perché, come diceva anche il presidente Gravina, partite importanti anche per la qualificazione si giocheranno all'inizio del campionato, quindi quando i giocatori saranno ancora in fase di rodaggio, quando non saranno al top della condizione fisica, quindi rimescola un po' le carte in tavola questo particolare mondiale, ma nonostante ciò l'Italia veramente ha tutte le carte in regola per iniziare un nuovo ciclo, e questo è molto importante. Ha un'Italia ben rodata, data che comunque farà esperienza anche dai propri errori, magari della gestione di alcuni momenti. Come hai detto tu, tantissimi giocatori, non diciamo che sono inesperti, perché comunque con i propri club hanno un'esperienza importante, ma sono veramente giovanissimi, sono alle prime esperienze importanti, per moltissimi è stato il primo trofeo importante, sì, vinto, quindi questo la dice lunga, e sicuramente non bisogna vanificare ciò che è stato fatto, ma non dare neanche per scontato che al mondiale il percorso sia lo stesso, perché ovviamente il mondiale è qualcosa di completamente diverso, in Qatar sarà ancora più diverso, e nonostante ciò bisognerà veramente partire da queste basi, convogliare tutte le energie e continuare a lavorare a testa bassa come fa Mancini, e fare bene con lo stesso staff e la stessa base di giocatori. Ovviamente uno dei dubbi principali riguarda Chiellini, non da un punto di vista fisico professionale, ma c'è un nemico molto forte che è l'età, che sicuramente si fa sentire, è stato tra i protagonisti in dubbi dell'Europeo, non è stato inserito nella top 11 del UEFA, la coppia centrale è stata di Maguire e Bonucci, però il suo agente Davide Lippi ha detto non si sa ancora, sarebbe bello vederlo in Qatar, sarebbe straordinario perché alla fine l'Italia l'ha vinta anche con la difesa, sarebbe probabilmente il giusto coronamento di una grande carriera. Sì, concordo, avevamo qualche dubbio a riguardo proprio della tenuta fisica di Chiellini all'inizio di questo europeo, e un po' ci ha fatto penare, ci ha fatto preoccupare, invece ha stretto i denti, poi con Bonucci, oltre ovviamente a una grande intesa, c'è una grandissima amicizia, si capiscono, si danno la carica. Vanno in vacanza insieme. Esatto, lo stavo per dire anche, hanno detto che subito alla fine dell'europeo partivano in vacanza insieme, quindi proprio a dimostrazione che vogliono ancora stare insieme, che stanno bene, invece solitamente quando si passa un anno, ancora un altro periodo insieme, non si vede l'ora di liberarsi un po', no? Di prendere i propri spazi. Invece è veramente una coppia fantastica. Io credo che Chiellini poi sia una persona molto sincera in primis con se stesso, quindi sa benissimo i suoi limiti, sa dove può arrivare e sa bene che nel caso ovviamente il fisico lo concedesse ancora può spingere fino al prossimo anno, altrimenti secondo me sarà il primo a suggerire a Mancini di compiere delle scelte diverse. Fare un passo indietro per il bene naturalmente di tanti calciatori che poi aspirano a essere protagonisti, certamente l'Italia ha dimostrato di avere una difesa comunque forte anche quando ha giocato acerbi, certo, bastoni, insomma il futuro è sicuramente roseo, il futuro è straordinariamente roseo, secondo me un pochino in più per l'MVP del torneo, Gigi Donnarumma premiato come miglior calciatore dell'europeo, l'estate sicuramente più strana della sua vita.
Sì, molto particolare, non ti nego che ne abbiamo parlato spesso nei nostri salotti di Teleprima, qualche riserva su Donnarumma ce l'aveva ancora. Sia tecnicamente, invece è maturato tanto anche nel corso di questo europeo, si è confermato un vero leader, sicuramente può lavorare ancora su alcuni aspetti tecnici, ovviamente, nell'essere estremo difensore, su alcune uscite che ancora lasciano qualche brivido, non sono ancora al top della sicurezza, però per avere soltanto 22 anni, ha veramente davanti a sé una strada eccezionale. Non era facile dopo tutte le polemiche, dopo l'addio al Milan, dopo la rottura con una grande parte della tifoseria, anche la perdita un po' di fiducia da parte di un'altra parte della tifoseria, scusate il gioco di parole, appunto italiana, che l'ha visto come un mercenario. Invece ha dimostrato in campo, ed è sempre la cosa più importante, di meritare il salto di qualità, di meritare una grande squadra, di meritare tutti gli applausi, soprattutto umile, ha sempre dichiarato di voler lavorare, non si sente arrivato, anzi ha fatto trapelare molto spesso le sue emozioni. Io poi all'ultimo rigore, al rigore che ha parato, pensavo effettivamente fosse ancora in trance agonistica, invece in realtà non aveva compreso bene. Esatto, non si era accorto che in realtà era la parata decisiva, quindi è stato veramente uno dei giocatori che mi ha sorpreso di più in questo europeo, che è stato poi fortemente decisivo. Indubbiamente adesso lo aspetta una nuova avventura all'ombra della Torre Eiffel con un altro campione d'Europa come Marco Verratti. Il tour dell'Italia è continuato, perché poi i calciatori, dopo aver dormito presumo pochissimo, hanno preso un volo per tornare da Londra Luton a Roma all'aeroporto. Giornata istituzionale con l'incontro prima con il presidente Mattarella e poi con il premier Mario Draghi. Abbiamo un piccolo estratto delle parole di Chiellini e Mancini proprio con l'incontro con il capo dello Stato. Li andiamo ad ascoltare. Mi permette innanzitutto di manifestare il mio più sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso. Abbiamo visto che ha gioito tantissimo e questo ci fa molto piacere. Insieme a tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto sentire ogni giorno, come a Monaco, a Firenze, a Roma, quanto sia forte l'amore del nostro paese per la nazionale. Ieri abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il paese, che ha potuto finalmente tornare a festeggiare e a stringersi insieme. Non le nascondo la nostra soddisfazione per quello che siamo riusciti a fare. Aver regalato in queste settimane momenti di felicità ai nostri connazionali, scrivendo insieme, anche grazie a loro entusiasmo, una delle più belle pagine della storia del calcio. Questa vittoria è la dimostrazione che quando si crede fermamente in ciò che si fa è possibile esaudire un sogno apparentemente irrealizzabile. Questa vittoria la dedichiamo interamente agli italiani che possono finalmente gioire con noi. Caro Presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e di tutta la squadra per la sua presenza ieri sera. È stato veramente per noi un gesto molto importante. E volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di cui l'ho conosciuto ed anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui. Questo è il successo di un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d'animo, sostenendosi a vicenda e anteponendo all'interesse del singolo il bene del collettivo. Perché, come lei sa, signor Presidente, solo attraverso il gioco di squadra è possibile ottenere un risultato così prestigioso. Se oggi ci troviamo qui, non è solo per aver segnato un rigore in più dei nostri avversari, ma perché quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli della vita, l'amicizia. Grandi incontri che naturalmente non devono poi da un lato nascondere quella che era un'altra presenza importante, quella di Matteo Berrettini, primo italiano della storia a raggiungere la finale di Wimbledon per poi arrendersi al numero uno al mondo Novak
Djokovic è stato anche lui un italiano aggiunto alla festa degli azzurri, grande commozione nelle parole di Chiellini soprattutto, Mancini sempre molto pacato, compito, Chiellini invece ha voluto ricordare Davide Astori, una personalità importante per quello che era l'Italia, compagno di Nazionale, insomma qui esce fuori quella che è poi l'umanità di questi ragazzi. Sì, tantissimo, ed è stata una cosa bellissima, ci sono stati ringraziamenti anche del fratello di Astori, è stato un momento veramente bello che non ci aspettavamo, voluto e dovuto, perché una presenza importante che si sente ancora nel calcio italiano, non solo in nazionale, di chi l'ha vissuto, ma sono state tante le esternazioni veramente belle, le parole di Florenzi per Vialli, che è stata un'altra presenza molto importante di questa nazionale, di cui magari si è visto e si è sentito poco, ma loro in campo e soprattutto lontani dai riflettori, negli spogliatoi invece l'hanno sentita tantissimo, un grande motivatore, così come Sirigu, che ha fatto la differenza, hanno svelato vari episodi di bigliettini motivazionali prima della finale, le parole a Donnarumma prima della doppia batteria dei calci di rigore in semifinale e in finale, sono tutti veramente dei gesti molto molto belli, l'abbraccio ancora di Chiellini per Locatelli dopo l'errore anche al momento dei rigori, sono veramente piccolissimi dettagli che fanno capire bene la dimensione di questi ragazzi che sono già grandi uomini. Ho visto tante affinità anche con la nazionale del 2006, fatta ugualmente da tanti amici, da tanti uomini veri, seppur magari con un'esperienza diversa, perché erano tutti calciatori che venivano già da esperienze molto importanti, giocatori di blasone, però ho rivisto la stessa magia, perché poi è stata una vera e propria magia, la stessa di Berrettini in finale a Wimbledon, quindi è stata comunque una bellissima domenica. Grande soddisfazione, ma soprattutto grande senso di umanità, soprattutto da parte delle figure più importanti dello Stato italiano, prima Mattarella e poi Mario Draghi, hanno fatto capire, qualora ce ne fosse il bisogno, che questi ragazzi hanno fatto un'impresa, hanno saputo unire un paese che storicamente sappiamo è un paese non sempre così unito, a maggior ragione adesso in questo difficile periodo pandemico. Beh, è stato un mese in cui si è riaccesa probabilmente la voglia di sentirsi tutti italiani. Sì, ed è una cosa bellissima, la voglia di tornare sereni su un divano, magari con la propria famiglia a vedere delle partite, a tifare tutti insieme, dimenticando anche solo per un momento tutte le difficoltà. Purtroppo non posso dire che stavamo vivendo, perché le stiamo ancora vivendo, certo. Perché le incognite sono ancora tantissime con la campagna vaccinale, le varianti, un futuro che resta purtroppo ancora molto incerto, soprattutto se guardiamo al di là del nostro naso, quindi non solo in Italia ma anche in Europa, perché poi ovviamente si vive anche per viaggiare, si vive per lavorare, per spostarsi, quindi non possiamo vedere solo ciò che accade in Campania o semplicemente in Italia. Davvero è stato un mese, possiamo dire, magico, dove l'Italia si è riappropriata poi di palcoscenici e scenari veramente importanti, che poi quest'anno possiamo dire ha conquistato dei bottini importanti. Basta pensare alla vittoria all'Eurovision, che ha riportato l'Italia veramente dei record anche nel campo della musica internazionale, record di vendite dei Maneskin non solo in Italia, in Gran Bretagna, in tutta Europa, ovviamente grandissime soddisfazioni per il tennis, per il calcio, anche perché è sembrato tutto molto semplice, invece a guardare indietro, a guardare il percorso di questa Italia, ha affrontato le nazionali veramente favorite e le ha battute anche con grande sacrificio, ma poi con una serenità veramente da pochi, quindi concordo con le parole dei grandi, anche dei campioni del 2006, si renderanno conto di questa impresa solo strada facendo, magari tra qualche mese riusciranno a realizzare bene il tutto. È stato davvero una grande serata, un grande mese vissuto comunque in allegria e spensieratezza, con tanta tensione, ed è alla fine riuscire a poter parlare qui di un europeo vinto, beh, sicuramente scalda il cuore, speriamo che questa impresa possa essere ripetuta poi negli anni a venire con un gruppo che è molto giovane ma ha dimostrato di avere grandi personalità, seguendo quelli che sono i propri leader, come diceva giustamente Alessia prima, lo zoccolo duro per Qatar 2022 è praticamente già formato. Con questa introduzione poi legata all'Italia noi ci fermiamo, c'è ancora da parlare della nostra notizia della settimana e del Napoli, con il mercato
che prosegue e soprattutto il ritiro di Di Maio, che sta per iniziare a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili con rispetto e amore per l'ambiente. Ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così la PIL del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile Asi, SNC 81030, Teverola, Aversa Nord, Caserta, info@gruppocancello.it. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live dopo la giustissima e doverosa parentesi europea con l'Italia che ha trionfato ai primi e da quello che si è potuto capire anche gli ultimi europei itineranti della storia. Torniamo un po' nel mondo del calcio italiano, della Serie A che avanza. Domani sono previsti il 14, che è domani, sì, sono previsti i calendari con il primo girone di ritorno asimmetrico, un calcio che cambia. Partiamo dalla notizia della settimana, sono avvenute tantissime cose tra la presentazione di Spalletti, la presentazione della nuova maglia dell'Inter, l'arrivo di Rui Patricio, ma il tema di cui voglio parlare quest'oggi è l'acquisto, il nono, decimo più caro dell'Atletico Madrid, che spende 35 milioni di euro per le prestazioni sportive di Rodrigo De Paul, che con tutto il rispetto doveroso e dovuto alla crescita che ha fatto a Udine si sentiva pronto per questa nuova avventura e arriva nel club campione di Spagna. Una scelta importantissima, l'interrogativo è sempre lo stesso: sarà quella giusta? Sarà stato il momento giusto per lui? Il mercato comunque intorno a De Paul era cosa certa, se ne parlava ormai da tempo, da mesi se non da un anno, era in ottica anche della Serie A, ma ovviamente un'offerta del genere non si può rifiutare, anche perché pensavamo fosse un mercato un po' ridimensionato, un mercato un po' particolare con gli strascichi del Covid, possiamo dire 2.0, perché il secondo mercato condizionato comunque dalla pandemia, invece sembra sia condizionato soltanto più o meno in Italia, perché all'estero, tra Paris Saint-Germain, che abbiamo detto è stato ed è ancora artefice di un mercato veramente molto importante, anzi fantamercato, concedimelo, sembra davvero la PlayStation, sembra che davvero la crisi si stia avvertendo solo in Italia, con un ridimensionamento anche delle big a partire dall'Inter, come sappiamo benissimo. Una scelta importante, speriamo, lo seguirò con molta curiosità, devo dire la verità, sicuramente una scelta per lui irrinunciabile e anche per l'Udinese ovviamente. Certamente un'offerta importante per lui, fresco vincitore tra l'altro della Coppa America con la sua Argentina, anche lì una festa quasi come in Italia, un trofeo che mancava da 28 anni. Ci sta, ci sta. Il primo tra l'altro tanto agognato, tanto sognato da Leo Messi contro con l'Argentina, e anche lì scenario perfetto contro i rivali di sempre, in casa dei rivali di sempre, quindi straordinario. Ritorniamo però sul tema Italia, perché è atteso a breve la partenza del ritiro di Di Maio, che tra l'altro Alessia seguirà proprio dal Trentino. Arrivano buone notizie, il giro di tamponi è completamente negativo, quindi tutti pronti per partire dopo l'incontro al training, al Konami Training Center di Castelvolturno, un ritiro che sarà sicuramente diverso a causa delle normative anticontagio, però sicuramente grande voglia, grande entusiasmo per un Napoli che vuole tornare a stupire. C'è quel piccolo neo, purtroppo l'ultimo, l'infortunio di Lozano, uno scontro violentissimo con il suo Messico. Arriveranno anche i calciatori più importanti che al momento sono
fermi, diciamo, meritate vacanze per gli italiani che non arriveranno a Di Maro, se mi confermi, però certo. È attesa la presenza di Elmas e Zielinski, che ha avuto qualche giorno in più per una lietissima notizia e quindi arriverà poi lui direttamente a Di Maro. Sì, assolutamente, confermo tutto. Devo dire la verità, sono solo molto preoccupata per Lozano, un bruttissimo infortunio, l'ho visto in un video, all'occhio che ancora non apre, ha un tumore al collo, sono preoccupata che ci sia qualcosa che magari emerga nel tempo, magari qualche problema ad un nervo, certo, piuttosto che qualcosa collegato all'occhio. Ovviamente è stato un trauma molto molto forte, ci vorrà del tempo, l'importante è che stia bene, si è scacciata via ogni paura del peggio, quindi questa già è una cosa importantissima. Il Napoli e Spalletti lo aspettano a braccia aperte, anche perché il classico giocatore, come poi ha spiegato anche Spalletti nella conferenza di presentazione, che attacca la profondità, che piace molto al neotecnico azzurro. Nonostante ciò, l'atmosfera è già caldissima per Di Maro, tanti tifosi, anche tanti colleghi sono già partiti. Sì, già arrivati. Già arrivati anche qualcuno, oggi poi so che ha avuto un po' di difficoltà per un incidente in autostrada, quindi ci sono state un bel po' di ore di rallentamenti, però sono già tutti a Di Maro, ancora prima della squadra che arriverà comunque giovedì, ovviamente viaggio più comodo per la squadra in due tappe con l'aereo come sempre, ma nonostante ciò l'entusiasmo non è calato perché mancheranno ovviamente i big impegnati con le varie nazionali, anzi ci sono un po' di dubbi da sciogliere, infatti si attendono le scelte ovviamente di Spalletti, che sono ancora abbastanza sommarie per questo primo ritiro di Di Maro, perché ricordiamo poi che a inizio agosto ci sarà il secondo ritiro del Napoli, altri 10 giorni a Castel di Sangro, dove si potranno aggregare anche gli altri che stanno osservando ancora un po' di vacanza. Prima di tutto il Napoli non avrà a disposizione i suoi due portieri titolari, perché entrambi in vacanza, quindi Ospina e Meret, e soprattutto c'è ancora l'incognita Mertens, che si è operato alla spalla, quindi bisognerà vedere anche il decorso del belga post-operatorio, anche se Spalletti ha detto che ci tiene particolarmente a salutare anche i compagni, quindi possibile che appena stia meglio, anche perché sta osservando anche lui qualche giorno di meritata vacanza post-operatoria, quindi potrebbe farsi vedere comunque il ritiro, non per esserne protagonista, almeno per vivere un po' l'atmosfera. Rassicurati anche i tifosi per le modalità di accesso all'impianto di Carciato, si andrà come lo scorso anno a Castel di Sangro su prenotazione, anche per le amichevoli che ovviamente sono gratuite, circa 700 i presenti, ma hanno assicurato che ci sarà possibilità veramente per tutti, ovviamente gradito tampone, green pass, per stare tutti particolarmente tranquilli in questo momento. Noi ovviamente copriremo quasi tutto il ritiro di Di Maro, almeno una settimana, con approfondimenti, interviste, tutte le news, per cercare di capire anche come si muoverà in questo periodo Spalletti, le prime mosse di mercato, anche perché ci sono un bel po' di calciatori che devono essere attenzionati, quindi anche questo è un motivo di grande curiosità per questo ritiro. Grandi calciatori che tornano poi dai rispettivi prestiti e non è affatto detto che possano lasciare Napoli, può essere arrivato il loro momento di farsi vedere effettivamente all'ombra del Vesuvio, e naturalmente ogni allenatore ha la sua singola valutazione, certo, del giocatore, quindi è un'occasione importante, magari approfittando delle vacanze di altri giocatori, la possibilità di mettersi in mostra e di far vedere le proprie qualità. Poi saranno tutte valutazioni che dovranno fare poi l'allenatore insieme alla dirigenza. Un ritiro che, diceva Alessia, si aspetta con grande entusiasmo. Quali sono allora le tue sensazioni personali? Ti attendi un possibile stravolgimento con l'arrivo di Spalletti? Cosa può dare in più già partendo dal ritiro? Io ho visto anche in conferenza stampa che ha le idee molto molto chiare, vuole lavorare tanto con la squadra, ovviamente con gli uomini a disposizione, vuole il Napoli che sia molto a somiglianza della sua città e della sua identità, un Napoli scugnizzo, un Napoli spregiudicato che non abbia paura, e paura è stata un po' la chiave della partita contro il Verona, che ha sancito poi l'eliminazione dall'accesso alla prossima Champions, quindi già l'idea di un Napoli, come ha detto
detto Spalletti, che possa giocare con la stessa intensità e la stessa caparbietà contro ogni squadra, su ogni campo, già mi piace tanto. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il non voler lasciare nulla al caso, ma soprattutto voler puntare al massimo in ogni competizione. Gli hanno chiesto se l'Europa League sia importante come il campionato, ha detto: per me è importante l'allenamento del lunedì, l'allenamento del martedì, quello infrasettimanale, semplicemente la corsa, il campionato, l'Europa League, l'amichevole, ogni cosa per me è fondamentale, e quando riesce bene anche l'allenamento in settimana, in partita è tutto più semplice, quindi mi piace molto anche questo suo approccio. Ha parlato anche dei giocatori importanti, quindi del cercare di preservare, riallacciandoci un po' anche al discorso Italia, Lorenzo Insigne, un altro punto interrogativo molto importante in questo momento. Credo che bisognerà far luce sulla questione, certo, quanto prima. Sicuramente si sarà sentito con non solo con Spalletti, che ha confermato di essersi complimentato con lui per le prestazioni in nazionale, sicuramente anche per la vittoria, stessa cosa anche con Emerson Palmieri, può essere un indizio di mercato, però bisognerà capire effettivamente il Napoli come vorrà agire, perché a questo punto la palla passa al Napoli. Insigne non ha mai negato di voler restare in azzurro, ci devono essere però le condizioni per entrambi, anche perché adesso, dall'alto dei suoi 30 anni, un giocatore comunque all'apice della sua maturità calcistica, e ha appena vinto un europeo. Sicuramente è importante. Napoli, che ha dei dubbi, continua naturalmente a trattare con Insigne. Sul tema di Di Maro invece è stato stilato un programma ricchissimo, come sempre, come ogni anno, per gli impegni: ben due amichevoli, serate con la squadra, serate con i tifosi, insomma dare anche il giusto credito, il giusto riconoscimento ai tifosi, che sono tanti, che fanno tantissimi chilometri per passione, per stare un po' con la squadra, la serata di presentazione poi della squadra consueta, insomma non ci sarà assolutamente da annoiarsi. Sì, c'è tantissima voglia, soprattutto per i tifosi, di ricongiungersi alla squadra, perché è un anno e mezzo che non hanno modo, non hanno possibilità di tastare con mano il campo di calcio, lo stadio, una trasferta, l'atmosfera del calcio. Guarda, sensazione stranissima, proprio durante i festeggiamenti della gara dell'Italia sono passati dei ragazzi al centro con dei fumogeni e mi ha rievocato la sensazione dello stadio Mito, che la mia mente ha completamente rimosso, perché anche noi, per quanto abbiamo la fortuna da addetti ai lavori di poter accedere comunque allo stadio, ma vuoto è tutta un'altra cosa. Quindi credo che sia veramente bellissimo per i tifosi riavvicinarsi proprio letteralmente ai propri beniamini. Poi a Di Maro c'è un'atmosfera magica, c'è un'atmosfera particolare, tutta incentrata soprattutto sulle famiglie, certo, sui bambini, cosa che ovviamente qui è un po' più difficile visto che gli allenamenti non sono aperti, ed è un ritiro fatto soprattutto per loro, l'hanno detto gli organizzatori, l'ha detto il Napoli, è un ritiro per i tifosi, è un ritiro proprio per far riavvicinare il calore e l'amore per il Napoli proprio al Napoli. Che sicuramente è quello che conta da questo punto di vista, il ritiro che allora, come diceva giustamente prima Alessia, seguirà per una settimana dal Trentino, quindi l'invito è quello di restare sintonizzati con le nostre frequenze per queste tappe di avvicinamento a Napoli alla prossima stagione. Dunque faccio l'in bocca al lupo professionalmente ad Alessia, ringraziandola come sempre per il tuo contributo. Grazie. Allora ci aggiorniamo poi in settimana da Di Maro. Questa puntata di Sport 91 Live termina qui. Io vi ringrazio come sempre da casa e vi do appuntamento con la programmazione di Teleprima. Arrivederci. Voilà.